Bene, prepariamoci ad affrontare Rovine del Deserto. Ciao, tu devi essere Spiro. Un sacco di persone parla di tutte le cose che hai fatto per loro. Credi di potermi aiutare a trovare la mia ragazza Tara? Ci provo. Andata a razziare la tomba del golem di pietra e da allora non l'ho più vista. Andrei io a cercarla nella tomba, ma sai, è pieno di scorpioni, creature simili. Vabbè, dai, ti posso dare una mano. Tanto non ho niente di meglio da fare, guarda, oggi. Allora, iniziamo con l'uccidere questi scorpioni maledetti. Qui non possiamo salire, quindi dobbiamo per forza andare avanti di qua. Quella lava lì mi sa che è molto brutta, eh? Allora, lì invece abbiamo uno scorpione gigante. Ok, facile da buttare giù col fuoco. A posto. Cosa ci mancava? Ah, questi. Ma per ora non possiamo recuperarli. Faccio un altro scorpione. Aia! No. Mi hai fatto male. E qui ci serve la chiave, che al momento non abbiamo. Però ricordiamoci che lì c'è un forziere. Qua abbiamo recuperato tutto. E allora possiamo proseguire. Questo maledetto qua lo facciamo fuori subito. Non ci provare, maledetto. Stai lì. Sto posto è immenso, come potete vedere. Ci sono tante cose da fare, ma tranquilli che le facciamo tutte. Ha! Volevi fregarmi, ma purtroppo non ci sei riuscito. Uno. Un po' di gemme. Allora, dobbiamo correre di là. No! Che maledetto! Che cattivo! Mamma mia! Mi ha fatto sbandare! Non potevo fare niente! Che maledetto! Allora, è veramente enorme sto livello, ma tranquilli. Qui ci possiamo comunque arrivare dopo, quindi non preoccupatevi. Non ci provare che non ho vita. Ecco, come non detto. Questo qua è proprio cattivo. Aspettate. Prendiamo bene le misure. Ok, adesso mi sento più sicura. A posto. Voilà. Ecco come dovevo fare. Allora, qui sopra c'è qualcosa. Qui invece cosa abbiamo? Si prosegue di qua. Ah, devo pagare. Allora, aspetta, andiamo a vedere prima di qua. Lì abbiamo il mondo della nostra amica canguro. Però per il momento finiamo prima il livello principale, poi facciamo tutti i sottolivelli. Ho una vita, grazie. Ne ho bisogno. Allora, qua posso fare un po' di cose. Però penso che andare lì forse è la soluzione migliore.
Ed ho anche sbagliato le misure. Voilà. Ok, il nostro primo uovo. Andy. Lì ci andiamo dopo. Vediamo di qua cosa c'è. Allora, Fede. E lui è sempre là in agguato. Ce l'ho fatta. Che ansia. Così abbiamo salvato Nelly anche. Non ci provare. Ti tengo sotto controllo. Lì abbiamo lasciato una gemma, però qui c'è un muro che si può spaccare. E direi di farlo. Oh, abbiamo trovato la chiave, quindi possiamo subito... no, cioè, senza perdere tempo, andiamo a sbloccare il forziere. Così non dobbiamo più tornare indietro. In teoria poteva andare di là dove mi sono affacciata, però siccome mi manca, ecco, questa gemma, facciamo il giro da questo lato. E adesso torniamo indietro. Se no posso farlo anche dopo. Sì, 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 perché ci arrivavo anche dall'altro lato. Quindi ci arriviamo dopo. Proseguiamo in avanti, invece. Anche lì c'è roba. Aspettate, vediamo se ci arrivo da qua. Non mi ricordo. Ah, ok, ci arrivo da qua. No, ma non è vero! Ma ero sopra! Questo gioco mente. Non è assolutamente vero. Ci riproviamo. Adesso salto. Non mi frega più. Eppure ero sopra. Ok. Ora possiamo proseguire. E vedere quanto ci vuole spillare il nostro amico Money Grabber qua. Bene, Spiro. O Money Bags, io lo chiamo Money Grabber. Guarda caso, conosco la parola d'ordine per aprire la porta che conduce alla tomba del golem di pietra. Ma ce l'ho proprio qui sulla punta della lingua. Sai cosa intendo. Quanto vuoi? 800? Vabbè, dai, una cavolata. Molto bene, allora. La parola d'ordine... per aprire la tomba e... sei pronto? Dai. Credulone! Sei proprio cattivo, guarda, ti meriti le peggio cose. Ah, ma... questi cosi qua lanciano dei missili. Cioè, lanciano delle cose infuocate, non li avevo mai visti. Li ho sempre colpiti prima. Qua adesso... va bene. Ho lasciato... no, ok. Un attimo che controllo, perché non mi fido. Qua si può proseguire. Sì, lanciano delle cose. Ma non l'avevo mai notato. Ecco, ho preso proprio quello sbagliato, va bene. Aia, ma non posso fare due cose contemporaneamente, un attimo.
Fatemi controllare. Qui dovrebbe esserci un livello da fare. Ci do solo un'occhiata. Ok, giusto per vedere se c'erano gemme da recuperare. Così le prendevamo tutte subito. Ok. Proseguiamo invece per la nostra strada e arriviamo qua che dovrebbe essere il finale. L'avete capita la citazione? Ve la faccio rivedere. Lei è la citazione, guardatela bene, sì che la riconoscete. Guardate com'è vestita. Sapete benissimo di chi sto parlando. Aia. Stavo messa così male? Bene, bene, guarda un po'. Arrivi qui per razziare la tomba dopo che io ho fatto tutto il lavoro. Passo tutto il giorno a premere interruttori e a spingere casse e tu ti presenti qui rivendicando il tesoro. Ma io? Assolutamente. Beh, no. Prenditelo pure. Tanto si è trasformato in uno stupido uovo. Ah, beh, allora lo prendo. Comunque Tara, Lara, vi dice qualcosa. E se ne scappa e lascia il fidanzato qui. Noi possiamo innanzitutto scendere. Il tizio... gli possiamo dire che abbiamo trovato la sua ragazza? No. E andiamo ad aprire il forziere. Dov'era qua? Sì. Ok. E adesso possiamo andare a fare i livelli che abbiamo lasciato indietro. Possiamo fare prima quello del canguro e poi fare l'altro. Visto che ce l'abbiamo prima questo, facciamo prima il più vicino. No, ma non mi ha saltato. Che nervoso, scusate che perdo tempo. Non mi ha saltato. Forse sono io che sono ancora un po' addormentata, però io sono sicura di averlo schiacciato. Girati. Livello di Scila. Ciao, Spiego. È un pezzo che non ci si vede. Stavo proprio andando a fare una passeggiata. Sai, a volte si desiderano solo i piccoli, semplici piaceri di una volta. Non è così? È una passeggiata qui in mezzo alla lava con gli scorpioni? Ok. Sì, ho sbagliato. Un attimo perché sto cercando di ricordarmi i tasti. Ok. Va bene. No, non mi ha saltato. Io faccio così. E non mi frega. Vieni qua. No! Ce l'avevo quasi fatta a prenderlo. Però abbiamo recuperato il nostro primo uovo, che è Lester.
No. Perfetto. Mamma mia, se mi prendeva. Ok. Mamma mia, che slanci che si dà Scila. E voilà. Abbiamo salvato anche Pit. Ma c'ha il cappellino. Che carino. Bene, adesso possiamo andare a fare l'altro livello. Magari ci prendiamo un po' di vita. Ecco, appunto. Esattamente così. Ah, guarda lì cosa avevo lasciato. Attenzione, aspettate. Adesso li ho visti. Non lasciamoceli scappare. Bisogna sempre guardarsi intorno, li mettono nei posti più assurdi, dove non guarderesti. Guardalo là. Altra vita. Adesso possiamo entrare nel buco e vedere cosa ci aspetta. Io lo so già, ma faccio finta di non saperlo. Una cosa brutta che a me non piace. No, in realtà non è così difficile, però siccome è un po' di tempo che non gioco, potrebbe risultarmi difficile. Esatto, il livello sott'acqua, lì c'è già Hunter pronto. Faccio prima un giro, cerco di recuperare le gemme. Vediamo se riusciamo a prenderle tutte. Secondo me non le ho prese tutte, però. Cioè, le avrò lasciate qualcuna in giro. Piano. Ah, guarda, qua ce ne sono ancora. Proviamo ad andare in alto. Qua ce n'è ancora. Aspetta, perché qua dietro, ecco, mi sembrava di aver visto qualcosa. E c'è anche un altro punto dove si poteva salire qua, ecco. E questo che adesso non lo possiamo aprire. Va bene, parliamo con Hunter, vediamo cosa possiamo fare. Ho addestrato la mia nuova manta a trasportare l'ultimo modello di lanciamissili sottomarini ad alto impatto. Mm. Vuoi provarla e cercare di distruggere un po' di squali? Dai, proviamoci. Va bene, cavalchi la manta e spari agli squali, sì. Stai solo attento ai cavalieri degli squali. Hanno i moderni proiettili sottomarini a ricerca di X5. Ma cosa sono? l'ho già perso, guarda. Vieni qua, te. Importante è cercare di stargli anche di lato, perché loro sparano solo quando gli sei dietro. O davanti. Però se gli stai di lato, non ti dovrebbero prendere. Vai, che ho aperto anche questo. Là ce n'è un altro. Ok, le gemme le abbiamo prese tutte. Mi manca uno squalo. Dove è andato? L'ho perso. Eccolo. Preso. Bel
Bel colpo, compagno. Dove hai imparato a sparare così? Anni di allenamento. Bianca voleva che ti desse quest'uovo. Dice che l'ha accidentalmente trasformato in un mammut peloso per 5 minuti. Ma come? Ora dovrebbe essere a posto. Ma poverino. Ora dovrebbe essere a posto. Nascerà con gli incubi questa povera Sedi. 6 su 6, abbiamo completato il livello. Sì, siamo stati bravissimi. Siamo stati muy bravi. 5000 gemme tonde, tra l'altro, abbiamo. Bene così, stiamo andando alla grande. Possiamo uscire da rovine del deserto. Ok. E prepararci ad affrontare il prossimo livello, che sarà... Non è qua. Dov'è? Sì, qua, ecco. Prossimo livello sarà Tomba Maledetta. Bye!